Qualche noia, Francesco? No, niente di cavolo, don Andrea, sciocchezza. Mi permettete un'osservazione? Prego. Don Andrea, ma che dici? Voi siete il padrone qua. Capisco le vostre ambizioni, ma sarebbe stato meglio se vostro figlio avesse fatto anche lui lo zappatore. Lui sarebbe stato bene lo stesso e voi non avreste penato tanto. Voi sapete che lo zappatore si alza la mattina alle 5. Essere un baschiere tutti i giorni sui campi. E più delle volte pure la domenica. E la sera va all'alto al tramonto, distrutto. O tempo siamo andati in festa e addio lavoro. No, don Andrea, o figlia mia Maria non è fatta per zappare a terra. Maria è brava, intelligente. Dategli un paio d'anni e diventerà il più grande avvocato di Napoli. Ma che dica Napoli, d'Italia! Voi dice Francesco Zappatore, don Andrea. Se è così che la pensate. Sì? Mi date un passaggio. Papà, approfitto della jeep del maresciallo per farmi accompagnare alla stazione. Il treno parte fra un'ora e non lo vuole riaperdere. Ma come, te ne vai già? E io t'avevo preparata a camera. Mamma, mi dispiace ma non posso. L'avvocato Scarano mi ha pregato di dargli una mano. È una grande occasione per me. È il modo di entrare nel gran giro. Francesco. Lascio stare a Maddalena. Adesso nostro figlio si deve occupare di cose serie. Anna parli il giornale, ero figlio mio. I giornali non ancora. Ma insomma, qualche cosa di buono farò. Ma come no, arriverà un giorno che fai un discorso dentro tribunale, che resta nera in gol. A toga, a toga. A toga, vabbè, come dici tu. Ciao mamma, Assuntina. Ciao. E non ti dimenticare che ti ha già detto. Non mi scorderò, ciao. Ciao. Ciao papà. Vieni, vieni. Ma che fai? Queste per i primi tempi, papà. Ma no. Non ci pensai, sono sicuro che tu guadagnerai tanti soldi che mi copra la fattoria. Ma se ti servono. Ma te prego, papà. Ciao, papà. Ciao, figlio mio. Ciao a tutti. Andiamo, quando volete, maresciallo. Ciao. Ah, Madonna, ti accompagni. Non piangere, Maddalena. Non c'è niente da piangere. Lui è contento. E anche noi siamo contenti. Eppure io sono contento. Tuo figlio questo è un grande avvocato. Tu ci pensi in tuo paese? Tuo figlio Francesco Zappatore, o il più grande avvocato a Roma. Non piangere. Non è giusto. È successo qualcosa? Siamo preoccupati per mio figlio. È parecchio che non ci dà notizie. Neanche per chiedere soldi. Sono 5 mesi, maresciallo, da quando è salito sulla vostra jeep per andare a Napoli e cominciare a lavorare. E da allora non abbiamo saputo più niente. Neanche una cartolina, che so. Per dire sto bene, baci, niente. E io sono stanca, maresciallo. Sono stanca. E perciò lo vorrei tenere un poco vicino, ecco. Se volete, io posso interessare il comando di Napoli. No, non c'è bisogno, grazie. Se fosse malato ce l'avesse fatta sapere subito. Sta bene, anche troppo bene. Ci giurerei. E allora perché vi preoccupate? Voi mi domandate perché sono preoccupato. Ho sacrificato per lui tutto quello che possedevo, perché diventasse quello che è diventato, un grande avvocato, un professionista onorato. Adesso non ho neanche il diritto di sapere cosa fa e dove si trova. Caro Esposito, i giovani sono cambiati, se ne vanno. Hanno altri ideali adesso, altri desideri. E la terra muore. Eppure noi, poco per volta, moriamo insieme alla terra. No, no Mario, non è così. Io lo conosco bene, mio figlio. È attaccato a noi. È attaccato alla sua terra. Per adesso si vuole divertire un poco. Vedrete che quando si sarà stancato, torna. Io ve lo auguro con tutto il cuore. Beh, adesso me ne vado perché c'ho un sacco di lavoro da sbrigare. Grazie per il vino e per l'affettuosa ospitalità. Grazie a voi. Vi accompagno, maresciallo. Grazie. Prego.
Madonna mia. Madonna mia bella, aiutami tu. Io tengo un presentimento. Come sta avvelenando sto poche vite che mi è rimasto. Mi pare come se io stesso perdendo, figlio mio. Non poca a volte. Giorno per giorno. Senza che nessuno se ne accorge. Io ti dico a te, perché solo tu mi puoi capire. Tu con figlio tuo, te l'hai visto scappare in te braccio. Sì, osaccio che tu l'hai saputo sopportare questo dolore. Ma tu sei una donna. E invece sono solamente una povera vecchia malata. Perciò fammi sta grazia. Fammi sapere che un figlio mio sta veramente buono. E prima di chiudere l'occhio fammi l'abbracciare un'altra volta. Non m'abbandonare, madonna mia bella. E non l'abbandonare. Mi scusi, avvocato. Che c'è? Ci sono due tipi strani che chiedono di parlarle. Dicono che lavorano in campagna per lei e si chiamano... Pasqualina e Gennaro. Esatto. Ma che diavolo vogliono quei due? Mandali via. Non credo sia facile, comunque ci proverò. Aspetta, Lisa, aspetta. Un momento. Tieni, Lisa. Dagli questa. E di loro che mi farò vivo al più presto. Liquidali. Con piacere. E allora? Tutto fatto. Avete parlato? Sì. Sì. L'avete sì, visto? Sì, sì, sì. Tutto a posto, sta benissimo. Bravo. E ci ha consegnato proprio questa lettera. Chissà, mamma, com'è contenta. Finalmente ha scritto, figlio mio. Centomila lire. Un biglietto di 100.000 lire e manca un righe lettere. Manca una parola. Ha già fatto tante pezze per far studiare, per far diventare un grande avvocato. E essa così mi riconosce, così mi ricompensa. Con un biglietto di 100.000 lire. No, sti soldi non sono per me. Sti soldi mi bruciano le dita. Come sta Mario? Che hanno detto? Ha scritto una lettera. Una lunga lettera. Ha scritto una lettera? Finalmente. E leggimela, per favore. Leggimela subito. Leggila sì. Subito. Sì. Carissimo papà. E adorata mamma. Adorata mamma. Ha scritto proprio così. Proprio così, Maddalena, adorata mamma. Figlio mio bello. Mannaggia. È tanto che non vi scrivo. Non so quello che avete pensato di me, ma il lavoro mi prende tutta la giornata. E qualche volta anche di notte. Sto facendo grande cose. Ma come tutte le grandi cose ci vuole tempo e fatica. Comunque io non mi lamento. Penso a voi e a tutti i sacrifici che avete fatto per me. Avere un padre e una madre come voi è una grande fortuna. Mario, Mario mio bello. Mai non leggo bene sotto a sta luce. Ah, ecco. Pensare a voi mi dà la forza di continuare. E io non voglio che una cosa. Raggiungere il successo per farvi felici. Perdonatemi per il lungo silenzio. Vi bacio. Il vostro Mario. Ha scritto proprio una bella lettera. Sì, sì. E tu la leggevi come se la sapessi a memoria.
L'avevo già letta fuori. Ah, sapevo quasi a memoria. Zia, zia, che c'è? Vi sentite male? Nonno. Non è niente. Non giramenti di testa. E un po' che debole. Mario! Mario! Mario mio bello! Ah, Mario mio, finalmente! Non vedevo l'ora e ti riabbraccia. Lasciate guardare. Come ti sei fatta bella. E sei pure cresciuta. Ti sei fatta più uomo. Sì, sì. Ti sei pure ingrassata. Sì, certo. Caro mio bello. Ecco, vedi, ci sono ospiti. Ma chi sono quei signori? Sono amici tuoi? Ah, sì, sono amici miei. Falli entrare in casa. Ma perché ora dobbiamo andare via? Appena Gennaro e Pasqualino hanno aggiustato la macchina, ce ne andiamo, eh? Ciao. No, Mario, come te ne va? Sì. E io credevo che restava ancora un po' a capo con noi. Con me. Ma come, sei appena venuta e già te ne vai? Sì, sì. Mario. E chi è questa bella signora? Io vorrei conoscerla. Chi? Questa? Questa è Maddalena. Maddalena, il signor Barker è Nancy Barker. Ho capito, è la moglie del tuo sovrintendente. Già, già. È stata come una mamma per me. Mario, ma che dici? Che dici? Sapete, è una donna molto modesta. Da quando i miei genitori sono morti, si è occupata di me. Giorno e notte. Mario, ma io non capisco. È stata molto meritevole, brava. Sì. Mario, ma che sta succedendo? Senti un po', adesso non c'è niente da capire. Un altro giorno io ti spiegherò tutto quanto. Torna a casa adesso, ti prego. No. Ti prego. No. Ti prego. Ma... Assuntina, per cortesia, portatela in casa. Ha già capito no. Tutta cosa. No. Zia Maddalena, vieni. Ma io non ci voglio venire a casa. Non è posto per voi, chi sa. Ma perché devo andare a casa? Io voglio staccare vicino a Mario. Mario mio. Mario, ma perché me la caccia? Ha già fatto. Mario, ma perché? Ma che agio fa? Ma insomma, che cosa volete dal mio Mario? Niente, signorina. Niente. Perdonatela. È una povera mamma che ha perso il cervello. Franci. Siccome a noi ci è morto un figlio che assomigliava tale e quale alla signorina, che la mostra scemi di mia moglie se pensava che ero figlia. No, Maddalena, non può essere un figlio tuo. Non può essere un figlio nostro. O figlio nostro è morto e non tornerà mai più. Te li ha scordato. Te l'hai scordata, Maddalena. Franci, ma io... Perdonatela, signorina. Povera donna. This is really dramatic. Vai dentro. No, ma io... Vai dentro, stai tranquilla, non ti preoccupare. Vai dentro. Andiamo. Vieni. Allora, noi ce ne andiamo. È meglio che ve ne andate, signorina. Perché io ti ho minacciato in bestia. E non tengo più figlia. No, Francesca, aspetta. Non parla così, Mario. O difende ancora. Chiagna ancora, ti consuma ancora l'occhio e lacrima, pissa. Ma perché sa riammettere scorne in noi, perché? E tu dico io, perché? Perché noi siamo gente povera. No. Siamo contadini, siamo gente di campagna. No. Ormai lui ha preso la strada della grande città. No, no, non è vero. Mario non è così. Io conosco figlio mio. Pure io credevo lo conoscere. Lo ricordo ancora. Piccerilla, palpite e malattia. Ciò crucicilla, fanciella una pazziella, vorrevolo a povere zumba. Giovanottiella, viene di scanna sotto lietta. O fa studiare, ora non avvenire. E quando sono arrivata, dove hanno arrivato? Si scordano la mamma e tuo padre. E non ti pensano più. No, Maddalena. E non tengo più figli. No! No, Francesca, aspetta! Mario non è così! Oh. Aiuto! Madonna, aiutami! Oh, Dio mio! Dio Madonna! Che avete? Dio! Dio! Dite qualcosa! Dio! Se lascerai questo paese e verrai via con noi, deve essere un taglio netto col tuo passato. E una condizione. Prendere o lasciare. Huh.
Troppo difficile lasciarti, Nancy. Troppo difficile. E questa adesso la farà riposare. E senti, senta a me. Sì. Quando si sveglia, le dai 20 di queste gocce, in mezzo bicchiere d'acqua, mi raccomando. Ogni 6 ore. Non ti sbagliare, hai capito? Va bene, non dubitate. Ci penso io. Dottor, che dite? Franci, è stato un brutto colpo al cuore. D'altro canto tu sai meglio di me quello che ci vorrebbe. State buono, va, Franci. Arrivederci, dottor. C'è una lettera per voi. Una lettera per me? Sì. Viene da Napoli. Da Napoli? Andiamo a scaricare. Va bene. Caro papà, non ho avuto il coraggio di venire personalmente da te dopo quello che è successo l'altro giorno. Io sto partendo per New York. Ho avuto un'eccellente proposta dal padre di Nancy e ho deciso di accettarla. Forse avrei dovuto parlarne con te, ma non me la sono sentita di dare a voce quest'altro dispiacere a mia madre. So anche che non mi perdonerai mai e non ti chiedo di farlo. Dimenticami se puoi. Io non mi scorderò mai di voi, il vostro Mario. Mager di media. Francesco. Che è, Maddalena? Sto male, Francesco. Ma sento male. Non ti affaticare. Inteso, Mirko. Devi riposare. Io non guarisco più. Lo sento. Ma non mi importa morire. Una cosa sola ti cerco. Non so quanto ti costa, ma che fa per me. Io voglio vedere Mario. Mario, almeno una volta prima di morire. Lo voglio qua, vicino a me. Gioia, mamma sua, dinte braccio mio. Come quando era piccerino. Gioia, mamma sua, Mario. Già, mi riposo. Mario. Riposo. Ma gioia, mamma. Dormi, cuore mio, dormi. Oh, ma no, se esiste nei santi veramente, fallo tornare. Fallo tornare, prima che la mamma se ne muore. Non mi rimane assai tempo. Lo saccio. Mo senta. Portami le qua. Stai calma, Maddalena. Vieni di sopire. Hai detto che non ti affatica. Non mi rimane assai tempo. Non ce la faccio più. La fan presa. Non mi ha dice di no. Me lo riporti. Mo prumietto. Ma voi dovete darmi la parola che non vi allontanerete dalla fattoria finché la faccenda non sarà chiarita. Vi do la mia parola, maresciallo. Franci, perdonalo. Fallo per me. Ti prego. Tu porta qua, Maddalena. Tu porta qua, figlio tuo. Ma chi l'ha fatto entrare? Chi è? Che imposto,
Cosa sei che è rimasto? Felicissima sera a tutti sti signori, non trovo a casa. A che sta come ti va così all'era, uomini chic e femmine pitate. Questa è una festa e balle, tutte che fracchisciasse sti signori, e i casosci sa coppo sciano a balle, senza cercare di messa a balle. Chi sono? Ecco me non porta, ha giù la puta a porta, e sotto la suta che... devi portare stasera a mia sastu a manalicante a balla un contadino zappatore. Che scuorna, che vergogna. No, signor avvocato, sentite a me, non vi mettete scuorno. Io mi fa, signora, giù zappate, e sto zappando ancora notte e giorno. E so 2 anni, 2 avvocati, e non scrivono riga a casa mia. O signori, se metti scuorno in uria, uria ma metti scuorno, signori. Chi so, e dilla sta gente che son che nu parente, ma non lo può cacciare. Musica musicante, è bella l'allerio. Io mo vi cerchi scusa a tutto quanto. Si abballa e chiagna dinta casa mia. Ma qual è casa sua? Mamma tua se ne muore, o sai che mamma tua muore e ti chiama. Meglio si ti ammalava Salvatore, o Salvatore non si scorda mamma. Ti chiamo ancora gioia, ti arrabugliata, rintosciando nera. Dice sì, ma torna cuore, mamma sola, se me ne affiglia allora tu mi sospira. Chi so? Voi mi guardate, io sono padre, sono copata e non mi voglio cacciare. Ma non era un giudice. Sono faticatore. E mangia pane e pane. Avvocati e zappaterra che sta da fuori. Addenocchiata e vasa ma stimare. Ti usi, eh? Un fa. Chi ne sa se lo perde, ma quei giudici. Qui, Pascalì, guarda chi c'è. Uè, è tornato il padrone. Maddalena. Mamma mia. Mario. Va, papà, va. Mamma. Mamma.
figlio mio bello. Perdonami, mamma. E di che ti devo perdonare? Tu mi hai fatto felice. Oggi mi hai dato una grande gioia. No, no, non ti fatica. Io voglio che tu guarisca. Fallo per me. E mo non mi importa più. Qua, qualunque cosa succede, non mi importa. Una sola cosa, non te ne andare. Non te ne andare più. Resta qua. Qua Assuntina. Ah, con Assuntina. Io vi starò sempre vicina. Assunti, voi vi volete bene? O saccia? Abita a essere felice con mamma.